Buongiorno, benvenuti al webinar di oggi. Il webinar di oggi è per il progetto Delivery Unit Nazionale. Si occuperà e presenterà la semplificazione amministrativa per l'attuazione del PNR in tema di rivoluzione verde e transizione ecologica. Sarà condotto dall'architetto Liuzzo e come per gli altri webinar vi invito a scrivere in chat le domande. Avremo uno spazio in chiusura dedicato alla risposta delle domande, ma vi invito a scriverle anche da subito in modo che possano essere poi portate all'attenzione della relatrice. Soprattutto vi invito a scrivere eventuali domande di chiarimento, perché quelle invece verranno prese in considerazione al momento. Scrivete in chat anche se avete problemi di ordine tecnico e cercheremo per quanto possibile di risolverli. Avrete nel pomeriggio il link alla registrazione e le slide presentate dall'architetto Liuzzo, sempre su Eventi PA, all'indirizzo al quale vi siete iscritti. E vi ricordo che dopo aver avuto attestata la presenza, entro domani mattina, verosimilmente, potete, dopo aver compilato il questionario anonimo di gradimento, scaricare l'attestato di iscrizione al webinar nell'area I miei eventi. Detto questo, io chiederei alla dottoressa Ilardi, responsabile del progetto, di collegare webcam e microfono, così da portare il suo saluto e da aprire i lavori. Prima di passare la parola all'architetto Liuzzo, io resto in back, scrivete in chat se ci sono problemi. A più tardi. Buongiorno a tutti, vi vedo numerosissimi e sono molto felice di aprire il webinar del progetto Delivery Unit Nazionale. Siamo diciamo, arrivati ormai a degli appuntamenti piuttosto frequenti e ci fa piacere soprattutto avervi numerosi e affrontare i temi che riguardano più propriamente il PNRR e in questo caso oggi avremo come relatrice l'architetto Liuzzo che ci illustrerà la semplificazione amministrativa in tema di rivoluzione verde e transizione ecologica. Continueremo su questa scia del PNRR diciamo, approfondire i vari argomenti che di volta in volta sono stati, che troverete, diciamo, nel calendario del progetto. Io vi auguro una buona giornata e do la parola all'architetto Liuzzo che potrà, diciamo, illustrare il contenuto del tema. Architetto, buongiorno. Buongiorno dottoressa Ilardi e buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi apriremo appunto questa giornata molto intensa, devo dire, perché proprio sulla tematica della rivoluzione verde, della transizione ecologica, nel giro di 2 anni scarsi, devo dire, si sono succeduti una serie di DL attuativi proprio del procedimento, della procedura, della semplificazione amministrativa che hanno inciso fortemente sull'agenda per la semplificazione. Oggi ci occuperemo precipuamente, ma è questo il tema che ormai invade e pervade la vita di tutti i cittadini e delle pubbliche amministrazioni, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Affrontiamo quindi da una parte la visione, le missioni e le strategie, dall'altra tutto, diciamo, faremo un excursus molto approfondito di ciò che nel tempo, in questi 2 anni e ad oggi, sono i risultati e gli effetti su procedure, procedimenti, ma anche sul rafforzamento amministrativo della pubblica amministrazione per effetto appunto dell'innesto del PNRR. Già il PNRR, varato nel gennaio 2021, in forza di una legge finanziaria votata in maniera convulsa, ma devo dire con grande efficacia, nel dicembre 2020, a seguito dell'evento pandemico che ancora oggi comunque non è stato, debellato a nessun livello,
Già nel 2021 si prefiguravano tutti gli effetti e gli impatti che appunto il piano nazionale avrebbe generato su procedure e procedimenti chiaramente prevalentemente legati alla transizione energetica. Ricordiamoci che oltre all'evento pandemico Covid-19, gli impatti negativi sul paese e comunque a livello globale sono stati determinati sicuramente nell'ultimo ventennio dagli effetti del cambiamento climatico. Quindi, diciamo, il combinato disposto di due impatti e due elementi di pressione, l'uno appunto derivante dal Covid-19, l'altro dall'accelerazione degli effetti negativi dai cambiamenti climatici, hanno portato l'Unione Europea e quindi i paesi e gli stati membri a varare appunto il Next Generation EU, cioè appunto che poi in Italia appunto è stato declinato con Next Generation Italia e che poi è stato attuato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi diciamo che già nel gennaio 2021, appena varato, il piano presentava con le sue missioni, le sue strategie e le sue azioni una forte incidenza sul testo unico dell'ambiente, appunto il decreto legislativo 152 del 2006, ma anche su altri testi unici importanti, come vedremo, anche quello del paesaggio, vedremo anche perché, ma anche sulla disciplina del codice dei contratti. Oggi in particolare andremo a verificare tutte le modifiche che sono intervenute nel testo unico ambientale che comunque in maniera incidentale e in forma integrata investe anche modifiche sui pareri emessi dai soggetti competenti anche in materia paesaggistica. L'elemento, diciamo, di conoscenza, cioè come incide appunto il PNRR attraverso i propri obiettivi strategici sulla resilienza e sulla rigenerazione di territori e popolazioni, incide contiene degli obiettivi che già orientano la performance dei nuovi fondi strutturali, ma soprattutto sono deputati ad accogliere e ad attuare gli obiettivi dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e le strategie per il clima adesso aggiornate al 2050. Per appunto rimettere in sesto il milieu socio-ambientale del paese a fronte appunto degli effetti del Covid-19, ma soprattutto degli effetti duraturi, permanenti e probabilmente poco controllabili dei cambiamenti climatici. Questa combinazione ha aggiornato i contenuti del PNRR, l'ultima versione appunto è quella esitata nell'agosto 2021, con l'allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio appunto relativa all'approvazione della nostra pianificazione nazionale e del piano della ripresa appunto e resilienza, che contiene l'allegato che poi è parte sostanziale del PNRR. Contiene tutto ciò che ad oggi vediamo essere appunto le misure di facilitazione per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni e la collettività tutta interessata, quindi aspetti di facilitazione e aspetti di semplificazione, laddove più incidenti appaiono sicuramente le semplificazioni amministrative attuate all'interno delle procedure, dei procedimenti ambientali. Vediamo un po' in quali missioni si articola il PNRR e quale missione noi andiamo adesso a valutare per gli effetti generati su procedure e procedimenti e quindi sul testo unico ambientale, sul 152-2006.
La prima missione, come sappiamo tutti, è digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. Tutte le missioni e tutte le azioni, quindi chiamiamole sottomissioni e misure, sono sia di tipo immateriale che di tipo infrastrutturale, per cui ogni missione viene sottoarticolata appunto interventi di tipo immateriale, quale l'affiancamento e l'assistenza anche alle pubbliche amministrazioni, per il tramite, come vedremo, anche delle società partecipate di livello nazionale, e interventi di infrastrutturazione, quindi di tipo fisico e materiale, che incidono anche sulla trasformazione dei suoli. La missione che ci riguarda più direttamente, di cui parleremo oggi per gli effetti generati, sulla semplificazione amministrativa, è la 2, la cosiddetta rivoluzione verde e transizione ecologica. Laddove per rivoluzione verde, e in questo l'autorità di gestione è sempre chiara anche nei comunicati che normalmente invia agli organismi intermedi o alle autorità appunto locali di gestione, per rivoluzione verde non si intende la infrastrutturazione verde del territorio, ma l'innesto in maniera virtuosa dell'economia circolare, cioè di tutto ciò che controlla la produzione di rifiuto che non è più gestibile, o comunque di materia seconda, non più semplicemente dalla bara al riuso, ma effettivamente dalla culla alla bara di qualsiasi materia o prodotto suscettibile di diventare rifiuto. Quindi diciamo, nel campo più noto del commercio, della commercializzazione di un bene, dalla culla, quindi dal packaging, abbiamo visto gli effetti disastrosi delle plastiche, fino al loro riuso e riutilizzo, appunto la cosiddetta bara. Quindi dalla culla alla bara è il ciclo dell'economia circolare. Economia circolare che riverbera ovviamente anche sulla gestione dei territori, sulla regolazione del territorio urbano, quindi sui piani regolatori, sul piano di gestione del territorio a qualsiasi scala, perché sappiamo benissimo che ormai anche i cosiddetti servizi, oltre a quelli appunto dati dal verde, sono i servizi ecosistemici, la città deve attrezzarsi per contenere il consumo del suolo con la sua potenziale espansione e quindi riusarsi, riusare se stessa, riusare i propri materiali e riusare i propri spazi anche ai fini dell'attuazione dell'economia circolare. Quindi diciamo che questo aspetto della rivoluzione verde è molto complesso e poi vedremo come è articolato. L'altro è l'aspetto vero e proprio che stiamo vivendo tutti, che è la transizione ecologica, c'è l'obiettivo che già alla fine degli anni 90, vi ricordo, è stato un obiettivo strategico prioritario per l'Unione Europea, ma se vi ricordate anche per le regioni, appunto per l'Italia, quello di uscire, appunto avere il cosiddetto phasing out, uscire dalla dipendenza del petrolio o comunque dei derivati del petrolio e combattere la carbonizzazione dell'atmosfera, quindi e comunque anche tutte le altre emissioni climalteranti, comprese le NOx, per ritornare ad avere un clima accettabile, capace di non alterare le condizioni di vita del pianeta. Questo aspetto, che poi svilupperemo in successivi webinar, riguarda appunto l'idrogeno, quindi tutta la sperimentazione sull'idrogeno, riguarda le rinnovabili, eolico, fotovoltaico. Riguarda proprio il famoso phasing out, cioè la gestione della transizione ecologica attraverso piani e interventi che ne favoriscano appunto una traduzione verso l'utilizzo di carburanti capaci di non inquinare e di non alterare il clima. Queste quattro sottomissioni riguardano quindi l'agricoltura sostenibile, l'economia circolare, l'energia rinnovabile, appunto l'idrogeno e le reti e la mobilità sostenibile. Sappiamo benissimo, e lo vedremo anche
quando le città devono affrontare le tematiche dei cosiddetti PUMS, piani urbani di mobilità sostenibile, e poi appunto attivare la VAS, che è una delle valutazioni ambientali che si rendono necessarie molto spesso, per attuare appunto anche le pianificazioni strategiche, la mobilità sostenibile è diciamo, un punto nevralgico della svolta, perché chiaramente andare verso un rafforzamento del RoRo delle merci, ad esempio treno-navi, che è diciamo, un obiettivo che si persegue ormai da 20 anni, e di decongestionare l'atmosfera dalle emissioni di carbonio, quindi utilizzare anche il trasporto laddove è necessario, dei mezzi gommati solo attraverso appunto le navi e con una logistica adeguata, è uno degli obiettivi fondamentali, cioè la mobilità sostenibile riguarda anche la logistica, quindi l'organizzazione sempre dei territori. Dopodiché andiamo a un altro settore importantissimo nell'agenda della semplificazione, che appunto rientra in questa missione, che riguarda l'efficienza energetica, la riqualificazione degli edifici. Avete visto che i bandi recenti del PNRR agevolano sia gli enti pubblici quanto gli organismi pubblici a rendere più efficiente il patrimonio pubblico, quindi per le pubbliche amministrazioni, appunto ci riferiamo agli enti locali e alle regioni e appunto agli enti statali, per invece le organizzazioni pubbliche ci rivolgiamo, per esempio, e beneficiari e attuatori possono esserlo in questa misura, come in tutte le misure del PNRR, anche le università e i centri di ricerca. Avete visto, vi dicevo, gli ultimi bandi che sono usciti di recente per appunto la rivoluzione verde e la transizione ecologica, ma soprattutto per la rivoluzione verde, hanno riguardato per questa misura specifica tutta l'infrastrutturazione volta a gestire il riuso, la riutilizzazione e la materia seconda, che viene appunto fuori dalla raccolta differenziata, con anche la creazione, ad esempio, come vedete, i bandi della misura appunto M2C2, come anche i centri di raccolta comunali, quindi quelle aree che la pianificazione urbanistica dovrà destinare a servizio del cittadino e per la prossimità appunto delle residenze o dei produttori, delle scuole, dei cosiddetti rifiuti e materie seconde, per evitare ovviamente di andare a colonizzare delle aree non consumate, il cui suolo è vergine, e invece a rigenerare la città con questi spazi laddove appunto vengono conferiti tutte le materie seconde che derivano dalla appunto raccolta differenziata. Quindi il PNRR è molto complesso, cioè se si entra all'interno di ogni missione, come faremo per alcune di loro, si vede come effettivamente c'era la necessità con l'agenda della semplificazione del 2018 ad arrivare agli obiettivi e alle azioni agevolate dall'agenda dell'amministrazione 2020-2023, che è pressoché totalmente dedicata all'innesto del PNRR. Dopodiché abbiamo appunto le altre due missioni, l'altra appunto missione, che è la tutela del territorio e della risorsa idrica, che è una missione molto complessa anch'essa e che è volta anche all'irrobustimento della rete, per esempio la rete acquedottistica, per andare a risparmiare la risorsa, ma soprattutto ad agevolare e facilitare tutti gli interventi relativi appunto alla rete, alla distribuzione delle acque, ma soprattutto al riuso delle acque, anche reflue. Vedo che ci sono problemi con l'audio. Posso provare, se mi date un secondo, a mettere delle cuffie, le recupero e arrivo subito. Scusate.
Scusate. Ok. Riprendiamo allora. Vediamo un po' velocemente appunto l'excursus di tutti i provvedimenti appunto di legge che hanno portato alla configurazione attuale del decreto legislativo. Noi sappiamo benissimo appunto che l'agenda della semplificazione, dicevamo, del 2018 si è tradotta nell'agenda 2023, appunto la semplificazione 2023, molto collegata al PNRR. Infatti nell'agenda noi leggiamo proprio questo, che adesso si è predisposta un'agenda per la semplificazione e per la difesa, quindi non l'agenda tout court della semplificazione che è stata voluta, se vi ricordate, che è stata promanata dal famoso appunto DL 124-2015 che ha delegato il governo a emettere appunto particolari e precipui decreti legge della semplificazione. Da allora l'emanazione dei decreti legge è appunto ha avuto una proliferazione abbastanza intensa fino ad arrivare al decreto legge più importante che ha aperto la strada a questa procedura accelerata di semplificazione che è il 76 del 2020. Da questo momento, dal DL 76-2020, di cui vedremo appunto gli effetti, si apre l'agenda per la semplificazione e per la ripresa. Il DL 76-2020, se vi ricordate, è stato emanato a maggio 2020, cioè a 2 mesi dall'ingresso ufficiale nel lockdown del paese, se vi ricordate, era a marzo del 2020. Quindi con il DL del 76 si sono attivate già delle modifiche abbastanza importanti che poi sono state ovviamente convertite con la legge 120-2020 che hanno inciso particolarmente sulla valutazione di impatto ambientale ma anche sulla VAS. Il DL ancora più incisivo, come vedremo, per le modifiche del testo unico ambientale, il 77 del 2021 convertito con la 108 del 2021. Io farei una breve pausa di riflessione. L'agenda per la semplificazione 2020-2023, al pari di tutte le altre analoghe, diciamo, agende che si sono avute, se vi ricordate, le modifiche sulle procedure, sui procedimenti ambientali, quali la VIA, sono intervenute anche nel passato, se vi ricordate con le leggi obiettivo o con i cosiddetti OPCM, cioè le ordinanze indifferibili e urgenti in materia di acque, dissesto idrogeologico e rifiuti, ma poi sono ritornate, cioè sono state precipuamente dedicate queste misure di semplificazione ad un periodo, a una appunto legge che era una per tutte appunto la legge obiettivo, ma poi sono state ricondotte nell'alveo della procedura ordinaria. Anche questo era lo scopo dell'agenda della semplificazione attuale. Infatti, proprio per la tematica in argomento, che è quella della tutela ambientale della green economy, uno dei 4 settori dell'agenda attuale, si legge che l'agenda spinge all'individuazione di una precisa disciplina per gli interventi PNRR, MIEC, che sono gli interventi appunto tipicamente ambientali o comunque che innestano procedimenti ambientali di VIA, valutazione impatto ambientale o verifica, quindi dedicati al PNRR e al PNIEC, che è il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. In realtà, come vedremo e come avete modo di vedere, queste modifiche sono rimaste e rimangono per molto tempo ancora all'interno di un'unica legge quadro, che è appunto il testo unico dell'ambiente, e non sono dedicate soltanto per esempio alla VIA fast track, cioè alla VIA che riguarda il PNRR e il PNIEC, ma poi rilasciano i propri effetti sui procedimenti e i provvedimenti finali,
anche le conferenze di servizio ambientali su tutti gli altri interventi. Quindi la disciplina, non è stato possibile andare a fare una disciplina DOC, perché comunque le azioni e le misure e le strategie PNRR investono sia diciamo, le opere pubbliche, grandi investimenti strategici, ma investono anche le istanze e le azioni e le attività intraprese dal singolo cittadino. Quindi sarebbe stato, se non impossibile, quantomeno molto complesso e difficile, e piuttosto che la semplificazione avremmo ottenuto una complicazione amministrativa. Quindi questo è uno degli aspetti molto importanti che, seppure incoraggiati appunto dall'agenda, non è stato possibile attuare in maniera piena e completa perché il PNRR, come vedete e come si vede ogni giorno, investe la vita anche del singolo cittadino che va appunto ad attivare una procedura semplificata per andare ad efficientare il proprio immobile. Per liberare o demolire parte dell'immobile, anche una semplice appunto manutenzione, per renderlo appunto efficiente e sostenibile. L'altra cosa molto importante con il DL 77 del 2021 è un DL molto parallelo, che è il 59-2021, e quindi con la legge di conversione si dice chiaramente che le modifiche e la semplificazione amministrativa incide anche sul fondo complementare. Quindi non solo sulla missione, appunto abbiamo visto generalista e generica al PNRR, di transizione energetica, di economia circolare e di tutela ambientale, ma anche quella che riguarda la rigenerazione. Quindi il tema importante del Fondo complementare per la coesione, che è il DL 59-2021, e che ha, diciamo, generato delle importanti modifiche anche in tema di VAS. Quindi vi è una forte relazione tra gli obiettivi strategici e anche la rigenerazione dei territori. Come abbiamo visto, per esempio, nella declinazione delle principali misure, non ve le ho lette tutte, ma già nella declinazione della missione 2 di cui ci occupiamo, molto spazio e molta enfasi assume appunto l'intervento sui territori, sui suoli e anche sulle trasformazioni che intervengono per effetto delle facilitazioni, delle semplificazioni attivate dal PNRR. La governance, il DL 77 è molto importante perché diciamo, è l'architettura della governance del PNRR. La cosa importante è, diciamo, la grande innovazione è l'istituzione della commissione VINCA per i progetti PNRR e PNIEC. Una commissione che affianca diciamo, è più specifica rispetto alla commissione nazionale e che valuta di valutazione appunto ambientale VAS, VIA e AIA e che valuta precipuamente ed esclusivamente i progetti che sono adesso per effetto del DL 77 inseriti nell'allegato 1 bis al decreto legislativo 152/06. Infatti, ve lo dico quello che vi dicevo prima, nell'articolo 1 si dice chiaramente che tutte le innovazioni e quindi questa disciplina di facilitazione e semplificazione amministrativa in materia ambientale, appunto, investe non soltanto il PNRR, ma appunto il piano degli investimenti complementari, nazionale per gli investimenti complementari, che riguarda appunto gli aspetti della rigenerazione urbana e ambientale. E appunto il piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, che è il PNIEC. Un articolo molto importante è che è al vaglio di tutte le, diciamo, le valutazioni e le revisioni dei piani regolatori portuali e il Piano Nazionale dei Dragaggi Sostenibili, poiché
sarà, poiché saranno attuate a breve tutte le ZES, le zone economiche speciali, ma soprattutto il PNRR contiene una serie di azioni di rafforzamento della portualità nazionale e locale, naturalmente prima di intervenire sul rafforzamento dei porti bisogna appunto operare dei dragaggi sostenibili, mirati, capaci di non incidere sui sottofondi appunto marini e che sono azioni presupposte appunto alla realizzazione del rafforzamento infrastrutturale dei porti. Il piano nazionale dei dragaggi e quindi l'articolazione appunto dell'articolo 6 bis prevede ovviamente che una volta approvato questo piano comporta appunto l'innesto di varianti dei PRP esistenti e poi il procedimento autorizzatorio unico e veloce per tutte le opere che si intendano attivare per il rafforzamento dei porti. L'articolo 10 e l'articolo 11 sono molto importanti. Abbiamo parlato all'inizio di una semplificazione amministrativa che si sta appunto attuando in forza di questi due articoli per agevolare e rafforzare le competenze della pubblica amministrazione che naturalmente deve andare ad attuare, gestire, monitorare e rendicontare tutti gli investimenti che vi ricordo devono essere conclusi entro il 2023, gli investimenti PNRR. È chiaro che anche le modifiche e le semplificazioni che sono state generate all'interno, come vi dicevo, del codice dei contratti pubblici, e quindi che incide sulle gare, sugli appalti, sui capitolati, comporta naturalmente come dire, un ampliamento e una forte implementazione delle competenze amministrative dei RUP, perché poi alla fine è diciamo, dei responsabili dell'esecuzione dei contratti pubblici e per tale motivo, ma anche degli appalti e delle gare che devono essere concluse in un certo periodo. Per inciso, sappiamo benissimo che tutti gli appalti e le gare collegate al PNRR e che hanno, diciamo, sulle quali riflette la guerra, appunto l'evento bellico attuale, stanno avendo delle problematiche in quanto i prezzi previsti nei capitolati messi a gara o comunque da intendersi come base per le offerte da parte di chi partecipa appunto dei candidati, stanno in maniera molto importante generando delle criticità e delle minacce anche per le conclusioni di queste gare. A tal fine, proprio per aiutare le amministrazioni, interviene l'articolo 11 e intervengono le società partecipate, quali appunto Consip o Sogei, le quali stanno attivando in forza di questo articolo 11, ma non in maniera certamente esaustiva, perché purtroppo il mercato è incontrollabile, la funzione di stazione aggregatrice, cioè di avere appunto di individuare una serie di operatori economici che possano in qualche modo fare parte di un accordo, di una convenzione per la quale le amministrazioni, bloccando in qualche modo, cercando di bloccare le impennate del mercato, possano appunto accedere. E per la nostra missione, per la missione che stiamo andando a prendere in considerazione, ad oggi c'è solo un accordo quadro o una convenzione che riguarda gli autobus a metano, appunto la mobilità sostenibile. Quindi una delle forti criticità che sta generando il terzo evento, quindi oltre al Covid e oltre al cambiamento climatico, purtroppo la guerra ha generato delle problematiche sulla tematica della transizione energetica e quindi probabilmente stiamo andando a riconsiderare gli obiettivi e quindi probabilmente a riscrivere il PNRR. Siamo in una fase abbastanza critica. Grazie
Abbiamo visto appunto che l'estensione va al piano complementare e abbiamo visto appunto che viene istituita la commissione tecnica VIA composta da 40 membri che possono provenire dalla pubblica amministrazione e quindi anche dagli organismi pubblici quali le università e le scuole. L'articolo 18 è molto importante perché stabilisce quali siano le competenze, qual è l'elenco degli interventi che sono di competenza appunto della commissione PNIEC-PNRR contenuta nell'allegato 1 bis del 152.06. Perché allegato 1 bis? Perché il codice del testo unico dell'ambiente contiene una serie di allegati. L'allegato 1 alla parte seconda è l'allegato che contiene tutti i criteri per le valutazioni dei rapporti preliminari ambientali della VAS articolo 12. Poi si passava all'allegato 2 normalmente con tutte le opere che erano di competenza appunto dello Stato in materia di VIA, quindi materie sicuramente assoggettate a VIA. L'1 bis è appunto quell'allegato che sta tra l'1 e il 2 della parte seconda e che contiene l'elenco di tutti gli interventi che sono di competenza del Ministero e della Commissione Tecnica PNIEC-PNRR. Per agevolare e facilitare, il MITE ha stabilito di avocare a sé, quindi avocare alla competenza della valutazione ambientale ministeriale, una serie di interventi che erano prima contenute nell'allegato 2, introducendo appunto impianti, interventi nel cosiddetto allegato 1 bis. E questa, diciamo, è una procedura significativa di accelerazione, soprattutto per le taglie di impianti eolici, fotovoltaici, per l'idrogeno, che naturalmente sono abbastanza consistenti, importanti e che devono raggiungere l'obiettivo dell'efficientamento energetico e della transizione ecologica al PNRR che difficilmente poteva essere raggiunto attribuendo alle regioni le competenze, cioè sarebbe stato un percorso più tortuoso. Le regioni stanno dentro comunque questo procedimento, il processo di valutazione ambientale, perché c'è sempre un'intesa, che come vedremo nell'articolo 18 bis, che non è assolutamente eludibile nella scelta della decisione finale. Questo appunto vi visualizzo velocemente l'allegato 1 bis che potete consultare e che contiene gli impianti di cui ha le sotto missioni. Appunto il 18 bis introduce quest'altro aspetto di agevolazione e accelerazione della semplificazione attraverso l'intesa delle regioni. Quindi per le opere che sono nell'allegato 1 bis, le regioni vengono naturalmente ascoltate entro 30 giorni e possono dare, e sono tenute anzi a esprimere la propria intesa a fine della positiva conclusione della conferenza dei servizi. Ora vediamo le principali modifiche. L'articolo 19, che appunto nel 152-2006 dispone tutto il ciclo volto alla verifica assoggettabilità a VIA, vede una contrazione in 30 giorni, intanto in 5 giorni, subito le amministrazioni quando ricevono l'istanza, in 5 giorni devono capire se chiedere o meno delle integrazioni, quindi il termine di 5 giorni. Poi l'osservazione fatta ai fini del perfezionamento eventuale documentazione delle osservazioni ai soggetti competenti appunto in materia ambientale è in 30 giorni, non più in 45 giorni. E questo è sempre il 77 che ce lo dice. Poi c'è un'aggiunta molto importante che è il comma 7, primo periodo, dice che ai fini di cui al primo periodo l'autorità competente di pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali, sia
formulata al proponente entro il termine di 30 giorni con determinazione positiva o negativa. Cosa succede in buona sostanza? Con l'innovazione del 77 non è più possibile, come lo era prima del 77, nel testo unico ambiente, dare diciamo, un parere condizionato con delle condizioni ambientali a cui il proponente è tenuto ad attenersi in mancanza appunto di assoggettabilità via. Una volta era così. Con questa modifica del 77 è il proponente che è nello studio di prefattibilità ambientale, che è lo studio che supporta la decisione dell'autorità ambientale, individua tutta una serie di condizioni ambientali. L'autorità competente, che deve stabilire sulla base dello studio e della documentazione di progetto presentata, se assoggettare o non assoggettare motivatamente a via appunto l'opera, non può più decidere ad esempio di non assoggettare, non può più andare in teoria delle condizioni ambientali. Tutto ciò dal 108-2021. Dire soltanto appunto se le condizioni individuate al proponente sono sufficienti e bastevoli per non assoggettare a via, oppure motivare l'assoggettabilità a via sulla base appunto di quanto presentato dal proponente. E questo è un'altra importantissima innovazione con l'innesto della 108-2021 che vi ricordo essere del 30 o 31 luglio 2021. Quindi abbiamo visto la contrazione dell'osservazione, cioè ci sono tempi che sono stati comprimibili all'interno del procedimento di assoggettabilità via a via, ma che non possono essere ulteriormente compressi in quanto sono le direttive comunitarie che danno un range temporale minimo, o comunque massimo, quindi un range da A, che ogni Stato membro può utilizzare per, appunto, nel momento in cui viene recepita la direttiva comunitaria, ma non può assolutamente, comprimere tempi minimi che la direttiva ha stabilito. Quindi noi abbiamo potuto fino ad ora, l'Italia, come gli altri Stati membri, dopo per esempio, l'adeguamento alla direttiva del 2011 sulla innovazione della VIA, quando noi l'abbiamo recepita con il nostro decreto legislativo del 2017, il 104, non abbiamo potuto intervenire ovviamente su tempi che erano prescritti e disposti dalla direttiva. Possiamo, nel momento in cui si recepisce, dare noi eventualmente delle restrizioni ulteriori, ma mai derogare dalle condizioni minime e dalla tempistica della direttiva. È ovvio che la direttiva che ha generato le più grandi trasformazioni in materia di VIA, che è appunto direttiva del 2011 e che è stata recepita nel 2017, e come vedete ha compresso ulteriormente dei tempi per evitare il cosiddetto gold plating, cioè spese eccessive e ridondanze e aggravi procedimentali appunto a carico di chi fa istanza. Può essere soggetto pubblico, ma può essere anche un'autorità pubblica procedente. Pensiamo a tutte le verifiche di soggettabilità o alle VIA, alle valutazioni di incidenza, integrate o meno, che si rendono necessarie quando si interviene nell'assetto idrogeologico di un territorio, laddove appunto si hanno delle componenti e delle matrici ambientali e interventi che sono appunto assoggettabili a VIA, che sono però appunto proposti da enti pubblici o commissari appunto per l'emergenza e il rischio. Abbiamo visto appunto questa modifica, il commento qui, con la modifica appunto l'autorità competente rispetto all'assenza delle condizioni ambientali si pronuncerà quindi sulla richiesta appunto di condizioni ambientali, sia l'istituto che il proponente
può utilizzare per evitare il procedimento di VIA. Quindi il proponente dice a queste condizioni, a nostro parere, e dallo studio che emerge che è, e l'autorità appunto competente per le valutazioni ambientali può concordare o dissentire. Quindi nel concordare non assoggetta al VIA, nel dissentire motivatamente assoggetta a VIA l'impianto o il progetto dell'istanza. Vedremo poi come il 152-2021 in generale sul TUA ha fatto passi avanti e passi indietro, ma adesso andiamo con calma. E la cosa molto importante è che con l'articolo 20 si aggiunge, l'articolo 20 è il DL ovviamente, sono aggiunte queste parole abbastanza importanti, che le disposizioni dell'articolo si applica anche ai progetti di cui all'articolo 8,2 bis, che sono i famosi progetti della Fast Track, della VIA, della Commissione PNRR, PNIEC. Quindi, come vedete, la disciplina dedicata non è possibile, non è stato possibile individuarla attraverso un dispositivo a sé stante, ma data appunto l'impatto e la possibilità di fare istanza da parte anche del singolo cittadino, tutte le modifiche, le integrazioni, le facilitazioni e le semplificazioni si estendono a tutti gli interventi, quindi anche agli interventi che rientrano nell'allegato 1 bis. Quello che è importante è che viene inserito nel testo unico ambiente la definizione a livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA. Cioè, c'è una fase che l'Unione Europea aveva visto mancante nel processo, perché la VIA è un processo, un procedimento appunto complesso. L'Unione Europea si era accorta che, nonostante avesse pubblicato le famose checklist, cioè delle liste allegate alle linee guida VIA, appunto l'Unione Europea aveva già emanato nel 2017, e l'Italia aveva stabilito di, come dire, recepire, e lo ha fatto poi, ogni regione poi ha le proprie liste, ma pesca sempre dalla checklist europea. Sulla base appunto di queste checklist c'è una relazione di accompagnamento che il proponente sottopone all'autorità competente per capire il livello e la portata delle informazioni, e l'autorità competente ha l'obbligo comunque di riferire, laddove diciamo anche il proponente non l'abbia verificato, di riferire dell'esistenza di open data, di strumenti, per esempio pianificazioni recenti che contengono delle informazioni, e quindi valutare se quanto già esposto nella relazione per la fase di confronto è sufficiente oppure deve essere integrato e valutato. Naturalmente l'autorità competente ambientale valuta sulla relazione fatta dal proponente, però può anche dire, può anche dare diciamo, delle informazioni laddove carenti per dire appunto: guarda che devi integrare sicuramente un quadro programmatico, uno stato dell'ambiente o una checklist appunto degli impatti con questo tipo di informazioni. Naturalmente, il caso per caso, la tipologia progettuale o l'intervento o l'impianto, che naturalmente è la localizzazione, fatto molto importante, che determina appunto il riscontro da parte dell'autorità competente ambientale. Quindi questo anche è abbastanza importante, perché finalmente si attua uno degli obiettivi che lo stesso recepimento della direttiva non aveva attuato in maniera compiuta. Abbiamo visto che ci sono dei tempi che riguardano appunto il decreto legislativo all'articolo 25. Questi tempi dei commi 2 e 2 bis sono, e quindi i commi stessi vengono sostituiti
Si legge che a caso appunto di progetti di competenza statale, sempre ad esclusione di quelli dell'articolo 8,2 bis, che hanno la strada preferenziale, la fast track, la riduzione al 50% dei tempi, per tutti gli altri che fanno parte, quindi la valutazione della Commissione Nazionale Ordinaria, entro il termine di 60 giorni dalla fase di consultazione, perché sapete che c'è una fase in cui si pubblica l'avviso con tutta la documentazione affinché tutti i soggetti possano esprimere osservazioni o richiesta di integrazione, ma entro 60 giorni dalla conclusione si deve adottare il provvedimento di VIA. Chiaramente, per quelli di competenza statale bisogna avere l'assenso del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura. Perché è il Ministero, invece a livello regionale sono appunto le sovrintendenze quando si tratta di via regionale, in questo caso assunta la decisione, la posizione del Ministero, si chiude il procedimento. Se è necessario invece procedere ad altri accertamenti di indagini di particolare complessità, pensiamo all'archeologico, pensiamo ad alcune aree particolarmente tutelate, l'autorità competente, sempre ambientale, con atto motivato può disporre il prolungamento della fase della valutazione, ma motivatamente, per appunto evidenze che vengano fuori da studi e indagini che fanno parte ovviamente del pacchetto progettuale. Una parentesi molto importante è che diciamo, ha un importante effetto sulla semplificazione. I bandi recenti che avete visto pubblicati sul sito dedicato al PNRR, quelli che ho richiamato per esempio anche di economia circolare, ma tutti i bandi, compresi quelli emanati dal fondo complementare, quindi quelli che riguardano la rigenerazione urbana, i progetti specifici, opere particolari di rigenerazione, possono essere, si può fare istanza e partecipazione a detti bandi con il livello di progetto di fattibilità tecnico-economica. Un altro elemento appunto della semplificazione è che per aderire e candidarsi alle procedure sia prenegoziali, con le prenegoziali lo studio di fattibilità, con la procedura negoziale e anche quindi con l'avvio dei procedimenti ovviamente connessi di natura ambientale, si può partecipare con appunto questo livello di progettazione. Ovviamente il definitivo e l'esecutivo poi avranno dei caratteri di premialità e di velocizzazione delle procedure perché garantiscono i tempi della gara, però è anche vero che l'attuale codice dei contratti consente fino a una certa data, giugno 2023, di candidarsi e di ottenere anche i pareri, pure ambientali, sui progetti di fattibilità tecnico-economica, redatti però secondo le linee guida appositamente ad essi dedicati dalla semplificazione amministrativa per il PNRR. Invito tutti a leggere queste linee guida, comunque chi partecipa o chi è RUP in alcuni interventi sa benissimo che il principio fondamentale che regge queste linee guida è il principio di non arrecare danno, che viene statuito dall'Unione Europea e che è integrato all'attuazione del Next Generation EU e quindi del PNRR. È la declinazione di tutti gli strumenti, le azioni e i principi di precauzione, mitigazione, attenuazione o compensazione di eventuali danni ambientali, qualsiasi sia la tipologia dell'intervento. Questo è molto importante. Quindi, laddove ci sono delle facilitazioni per i livelli di candidatura, ve ne sono comunque anche di semplificazione amministrativa nella misura in cui le linee guida, sia le linee guida VIA, sia
sia le linee guida per i livelli progettuali camminano appunto in maniera integrata e fanno anche il successo non solo dell'obiettivo da perseguire con la misura messa a bando, ma soprattutto con l'efficacia della spesa. Cioè laddove c'è una buona pianificazione, lo vedremo anche quando, laddove c'è anche una buona e completa ed esaustiva relazione ambientale, è chiaro che tutto ciò che è stato posto in campo ai fini della facilitazione e della semplificazione non può non tenere conto di questo combinato disposto. Buona qualità dei progetti, buona ed esaustiva documentazione progettuale, buona ed esaustiva documentazione relativa agli studi ambientali, qualsiasi sia il procedimento da attivare. Un altro intervento molto importante è che appunto nel due terre dell'articolo 25 che abbiamo visto, nel caso in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2 bis, primo e secondo, l'abbiamo visto, non siano rispettati i 60, è rimborsato al proponente il 50% dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33. Sapete che a livello nazionale, a livello regionale, sono stati stabiliti i diritti di istruttoria per la valutazione delle istanze e sono commisurati alla tipologia dell'istanza, ma anche al livello, se è una verifica di soggettabilità via VAS, se è una verifica integrata con la VINCA. Quindi valutazione incidenza, se una sola valutazione incidenza, se una via complessa, una via integrata alla VAS, sono tutte le combinazioni che il testo unico ambiente e anche l'articolo 10, quindi le procedure integrate. Bene, poi quando si fa istanza, il proponente deve versare ovviamente gli oneri istruttori, appunto deve dare evidenza del versamento. Laddove non si conclude entro i termini previsti, si rimborsano questi oneri versati. Quindi l'innovazione appunto normativa riconduce, questa è un'importante valutazione da fare, il provvedimento, sia esso di VIA, sia esso di VAS, sia esso di VINCA, sia esso articolo 23 solo VIA, sia esso articolo 26, quindi un provvedimento di VIA nazionale, sia esso il 27 bis, il provvedimento appunto autorizzatorio unico regionale, riconduce quindi il provvedimento alla natura di atto amministrativo. E prevede appunto questi due importanti strumenti di responsabilizzazione della pubblica amministrazione, quali il rimborso al proponente al 50% e l'attivazione poi del potere sostitutivo in caso di inerzia. Cioè vengono appunto esercitati dei poteri in maniera gerarchica nel caso in cui il procedimento appunto non arrivi in tempo e per tempo con il cronoprogramma di spesa stabilito dal PNRR. Per i fast track, così detti, per gli interventi che rientrano appunto nelle competenze della Commissione VIA nazionale, PNIEC, PNRR, abbiamo visto che i tempi sono ridotti a 30 giorni. I successivi commi, quindi la riduzione dei 30 giorni al comma 3, ma anche il 4 e il 5, vengono ovviamente sostituiti per l'introduzione di questa via cosiddetta veloce. L'articolo 22 è molto importante perché si introduce una nuova disciplina in merito al provvedimento unico ambientale di tipo regionale. Se vi ricordate, comunque ve lo ricordo io, il testo unico ambientale modificato dal 77, quindi dalla legge 108-2021, ma già prima col 120-2020 e ancora prima con appunto il decreto legislativo 104 del 2017, ha introdotto l'articolo 27 bis per le regioni e il 26 per il ministero.
Ciò che è importante è il 27 bis regionale, cioè il procedimento autorizzatorio unico regionale, la cosiddetta VIA regionale, che appunto sussume nella decisione finale in conferenza dei servizi, sussume all'interno del proprio parere una serie appunto di pareri che il proponente ritiene essere attivabili all'interno della procedura e dell'istanza presentata. Bene, l'introduzione dell'articolo con l'articolo 22 della nuova disciplina del provvedimento unico ambientale consente appunto al proponente di includere o escludere all'interno del 27 bis tutta una serie di procedure e procedimenti che per il proponente non sono appunto pertinenti, mentre prima no, 27 bis te li elencava tutti, ti diceva il 27 bis è il provvedimento unico, si assume questi provvedimenti. In realtà, perché li può anche eludere, diciamo, in una certa fase, li potrebbe invece, si potrebbero essere necessari alcuni provvedimenti presenti in sede di progetto esecutivo, cioè non nella sede o con il livello per esempio per il quale si accede alla conferenza dei servizi ambientali, che questo abbiamo visto o una fattibilità molto spinta o il definitivo, ma è possibile pure che certi provvedimenti siano necessari in una fase successiva o non siano proprio necessari per la tipologia dell'opera. L'articolo 23 del 77 introduce l'articolo 26 al testo unico ambientale, che è veramente dirompente e importante. Cioè, prima dell'attivazione della conferenza appunto, dei servizi ambientali attivabile col 27 bis per la decisione da assumersi in ordine al procedimento autorizzatorio di via regionale, è prevista una fase di conferenza, diciamo, istruttoria, chiamiamola così. Questa fase di conferenza, appunto per i soggetti ovviamente che sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, in questa fase, col 26 bis, che è la fase preliminare al provvedimento, il proponente può richiedere, prima della presentazione della propria istanza, l'avvio di una fase preliminare, come una conferenza di servizi istruttoria normalmente normata appunto dal 241. A che cosa è finalizzata questa? Come per l'articolo 19, questa fase di dialogo introdotta appunto dall'innovazione viene introdotta anche per le procedure assoggettate a VIA. In questa fase, appunto, in analogia per le procedure a verifica a VIA che abbiamo visto con l'articolo 19, in questa fase il proponente, visto che l'opera comunque rientra o nell'allegato 1 bis o nell'allegato 2, ma in questo caso nell'allegato 2 perché nell'allegato 3 bis sono quelle di competenza regionale ovviamente, può chiedere una fase di confronto con l'autorità competente regionale ambientale appunto delle informazioni e del livello di dettaglio delle informazioni da rendersi nello studio di impatto ambientale, ma anche nella predisposizione dello stesso, cioè perché potrebbe rendersi necessario, appunto, ma ora è obbligatorio, per esempio gli shared file che vanno inseriti nel portale, ma questi ormai sono obbligatori, ma soprattutto su metodologie che potrebbero anche inserire le metodologie impiantistiche. Quindi si fa un confronto per definire anche il dettaglio, ma anche le eventuali condizioni. Cioè il proponente, lo studio di impatto ambientale, può proporre giustamente le cosiddette condizioni, le misure di attenuazione, quindi estendere i cosiddetti criteri ambientali minimi oltre quelli esistenti nella fase appunto della progettazione. Questo è molto importante. Io ti dico che già in fase di progettazione introduco delle misure di attenuazione volte al principio di precauzione ambientale e quindi lo può inserire nello studio di impatto ambientale e inserire una serie di condizioni, per esempio nel piano della cantierizzazione che può determinare degli impatti, in tutto il ciclo delle costruzioni,
nell'approvvigionamento delle materie, quindi nella problematica inerente al trasporto per l'approvvigionamento, al tema per esempio del chilometro zero, del riuso dei materiali e chi più ne ha più ne mette. Quindi in questa fase, dopodiché, il proponente, una volta che ha assunto e ha fatto questo confronto con l'autorità proponente, che comunque conosce i procedimenti e gli altri provvedimenti che devono essere sussunti al cosiddetto PAUR, quindi sa se ci va di mezzo un parere della sovrintendenza, un parere paesaggistico, concorda una serie di contenuti e informazioni da inserire prima di attivare il PAUR. Naturalmente tutta la trasmissione deve avvenire esclusivamente in formato elettronico, non sono più ammesse le modalità miste, già da tempo in tutti i portali, sia quello nazionale che quello regionale, ci sono le codifiche, c'è tutto un sistema di gestione proprio del procedimento su piattaforma che evita ovviamente qualsiasi trasmissione di materiale, appunto, sia esso cartaceo che di altra natura. E naturalmente entro 5 giorni dall'inserimento nel portale, chiaramente tutta l'informazione è resa accessibile ai soggetti di processo. Chiaramente nel momento in cui si fa istanza rimane la clausola dell'eventuale riservatezza dei dati contenuti. Appena appunto si comunica a tutte le amministrazioni di processo l'avvio del procedimento, l'autorità competente indice la conferenza dei servizi preliminare, quella che abbiamo visto all'articolo 26 bis, questo è abbastanza importante, quindi anche la tempistica, sono forse 5 giorni che avevamo visto anche per l'articolo 19, e poi tutti in questi 5 giorni, tutti i soggetti competenti saranno coinvolti per dare delle integrazioni o delle osservazioni o richiedere eventuali integrazioni alla procedura. L'articolo 27 bis subisce una buona e importante integrazione di semplificazione amministrativa. Si aggiunge quindi questa modifica al comma 3, si toglie adeguatezza. Cosa riguardava l'adeguatezza del comma 3? L'adeguatezza degli studi. Allora, laddove è facoltà di attivare il 26, quindi la consultazione preliminare 26 bis. Laddove in quella fase, quindi la problematica dell'adeguatezza non può essere prestabilita, perché appunto se si introduce una fase di confronto, l'eventuale adeguatezza viene fuori dalla fase di confronto. Se il proponente non intende attivarla, l'adeguatezza non può essere stabilita in assenza di linee guida e di checklist, quindi l'adeguatezza è eliminata, perché l'adeguatezza poi si verifica o in 26 bis o appunto, nel procedimento 27 bis. E se per caso interviene la richiesta di variante urbanistica, quindi quale, per esempio per una conferenza di servizi SUAP, quindi del decreto 7 settembre 2010 160, nel termine di cui al primo periodo di questo comma, si verifica, quindi i famosi 5 giorni, si verifica se l'amministrazione competente appunto verifica il rispetto dei requisiti della procedibilità, cioè capire se è procedibile solo fin via oppure bisogna procedere in maniera più integrata anche con la variante urbanistica e quindi l'eventuale VAS. Ove si è verificato che il progetto comporta la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato, perché voi sapete che nei 60 giorni della VIA, articolo 27 bis o dell'articolo appunto 27 o articolo 23, laddove non incorra il punto il PAUR, e nei 30 del fast track, e se appunto c'è la valutazione, se varia lo strumento urbanistico, chi fa osservazione può appunto esprimersi nel merito
della valutazione ambientale strategica se e laddove attivata. Sappiamo benissimo che a seconda dei livelli di trasformazione del territorio, dell'incidenza che l'eventuale variante ha sulle trasformazioni del territorio o sulla vigente pianificazione generale attuativa, si dispone l'avvio di una procedura o di verifica di assoggettabilità VAS o direttamente di verifica avvia. Quindi o si attiva la procedura di cui all'articolo 12, appunto, del decreto legislativo 152, che vale per alcune condizioni e che è stato anche normato in maniera più restrittiva talora dalle regioni, per andare a capire se sono piccole modifiche, sono modifiche a livello locale, oppure se le modifiche che intervengono per effetto della realizzazione del progetto sono molto incidenti sul regime vigente dell'uso dei suoli. A quel punto poi si attiva direttamente la valutazione ambientale strategica e il procedimento risulta direttamente integrato. È possibile pure, come spesso accade, che ci possa essere ad integrazione della sola via o all'integrazione della via con la VAS la valutazione incidenza ambientale, in quel caso ci si esprime sempre entro quei tempi previsti sia per la via fast track, quindi nell'avviso, nella pubblicazione dell'avviso nei 30 giorni, sia per la via ordinaria o PAUR, per cui l'avviso e tutta la documentazione rimane in linea 60 giorni. C'è anche un aspetto molto importante, il comma 7 bis. Ci sono dei tempi naturalmente disposti dalla semplificazione, però è pure vero che è possibile che vi sia complessità per il rilascio di uno o più titoli abilitativi. A quel punto l'amministrazione competente indica in conferenza sia le condizioni da verificare secondo un cronoprogramma per il rilascio del titolo definitivo, cioè lo stabilisce la conferenza e quindi i responsabili dei lavori, sentiti tutti i soggetti che sono chiamati a esprimere pareri e sentiti soprattutto i soggetti competenti ad esprimere pareri in questa fase e per questo procedimento, che hanno bisogno di ulteriori verifiche. Per esempio, posso immaginare una verifica archeologica, quindi un'integrazione chiesta dalla sovrintendenza locale al proponente per mappare meglio le aree da verificare ai fini archeologici, quindi un'integrazione per esempio della relazione di verifica archeologica tra le tante. La stessa cosa nel 7 ter, se appunto uno o più titoli compresi nella determinazione motivata della conclusione della conferenza, appunto del comma 7, conferenza per il rilascio del titolo definitivo, naturalmente attribuiscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e quindi costituiscono anche variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto. Cioè, ci sono interventi che sia appunto il DM sulle rinnovabili del 2010, se vi ricordate, e qui reiterate, quali appunto tutti gli interventi volti alla transizione ecologica ed energetica, soprattutto per esempio gli impianti fotovoltaici o gli impianti appunto per l'efficientamento energetico, costituiscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. E quindi o sono variante agli strumenti urbanistici, laddove ad esempio il fotovoltaico non si può fare in zona E, non si fa in zona E, laddove appunto non è variante, e l'andiamo a fare in un'altra area, laddove costituisce variante, qualsiasi zona territoriale omogenea, diversa dalla zona E, laddove gli interventi, sappiamo benissimo, le rinnovabili fotovoltaici possono essere fatte senza il ricorso alla variante urbanistica, a quel punto
Il responsabile della conferenza dei servizi allerta tutti e dice no, o dobbiamo procedere ai fini dell'esproprio col 327, appunto, quindi col vincolo preordinato dell'esproprio e ciò costituisce variante, oppure dobbiamo procedere con la variante ordinaria o con un progetto in variante, è chiaro che noi dobbiamo tenere conto di questi tempi che potrebbero, ovviamente, possono modificare i tempi del provvedimento. Naturalmente abbiamo quello che avevamo anticipato con l'allegato 1 bis, all'articolo 6, appunto 28, che è quello che appunto ha introdotto la procedura abilitativa semplificata e di comunicazione, viene elevato il livello per la quale si può procedere direttamente a procedura abilitativa semplificata e si porta l'attività di costruzione di esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW, prima era 10. Quindi l'elevazione, diciamo, di potenza degli impianti, però affinché questa potenza venga elevata e affinché con questa potenza si possa procedere con la procedura abilitativa semplificata, naturalmente bisogna che gli impianti ricada in una zona destinazione industriale, produttiva, commerciale o in discarica, cioè tutti i siti privilegiati e prevalenti e preordinati dal cosiddetto PNIEC, dal piano appunto nazionale di integrazione per l'energia e il clima. Sono i siti prioritari, cioè piuttosto che consumare suolo, se io devo andare a localizzare certi impianti, li vado a localizzare in siti dove non c'è il consumo di suolo. E quindi c'è un carattere di premialità e quindi di aumento della potenza per tutti gli impianti che vanno a procedura abilitativa. Ovviamente il proponente deve rilasciare l'autodichiarazione, deve dare evidenza della localizzazione e quindi del diritto ad avvalersi della procedura semplificativa. Queste misure incidono anche per le misure, prima abbiamo detto, sui rifiuti, per l'economia circolare e quindi si parla anche di facilitazione per alcuni impianti ed esclusione ovviamente degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi e quindi ci sono le campagne di attività che sono sottoposte appunto alla procedura di verifica soggettabilità qualora appunto le campagne incidano per 1.000 m3 al giorno, quindi anche la campagna viene liberata diciamo dal gioco automatico della VIA con certi livelli. Poi viene istituita la sovrintendenza speciale per il PNRR e questa è una figura molto importante di cui poi tratteremo a seguire perché il tempo è tiranno. E, appunto, poi abbiamo delle accelerazioni delle procedure per le fonti rinnovabili con l'articolo 44 che ha pure modificato appunto il 152. E sono ovviamente opere pubbliche di particolare complessità e rilevante impianto e queste vengono pure tolte dal gioco della tempistica diciamo ordinaria e vi sono delle deroghe, quindi le verifiche dei progetti definitivi vengono fatte dopo la gara, sono delle procedure che sono entrate molto nel codice degli appalti sulle quali non ci attardiamo. E poi le procedure che invece di valutazione ambientale strategica, quindi le semplificazioni che avvengono nel testo unico per la valutazione ambientale strategica, che è naturalmente collegata a strumenti di pianificazione che incidono sulla trasformazione d'uso dei suoli. È collegato, lo dicevamo all'inizio, al DL 59-2021 e vi leggerete il dossier al quale vi ho diciamo rimandato e soprattutto riguarda i piani integrati. I piani integrati sono stati individuati prima dal DL 77 e finalmente normati
con il decreto, con la legge 152-2021 all'articolo 21. Prima si parlava di piani integrati urbani, adesso i piani integrati non hanno più l'aggettivo urbano, ma sono, diciamo, di competenza delle città metropolitane, ma fatte in accordo con i propri comuni. Ovviamente ai piani integrati, laddove ci sono delle modifiche, interviene la valutazione ambientale strategica ai vari livelli, individuati dall'articolo 12 in poi del decreto legislativo. Vi sono naturalmente delle buone novità introdotte dal decreto legislativo. Intanto, finalmente, è sciolta la dicotomia, rapporto preliminare, rapporto di assoggettabilità. Adesso è un rapporto, sic et simpliciter, di assoggettabilità bassa. Prima era rapporto preliminare, per cui adesso è sicuro e univoco il documento che viene presentato, che purtroppo ha creato e ingenerato diciamo, difficoltà ad esprimere i pareri da parte dei soggetti competenti. Leggerete le motivazioni del dossier. L'altra importante eliminazione, così come è avvenuto per la VIA, vengono prima eliminate esatto, le condizioni ambientali per la verifica assoggettabilità a VAS, quindi il parere motivato ad assoggettare o meno una proposta di piano attuativo generale a VAS, vengono meno le condizioni o assoggetti alle condizioni del proponente o motivatamente, non assoggetti, appunto motivatamente assoggetti. Però è pure vero che questo povero articolo 28 che ha modificato la disciplina appunto della VAS viene poi subitamente o quasi contraddetto in maniera più blanda, nel senso che il decreto legislativo 152 convertito nella 233 ritornano non tanto le condizioni quanto le raccomandazioni, cioè non è assoggettabile sì, appunto a VAS con le condizioni del proponente, ma tenendo conto di una serie di raccomandazioni ambientali che però non si capisce essere o meno dispositive nei confronti del parere. E naturalmente cambiano, viene facilitata anche l'indicazione dei soggetti competenti laddove viene attivata la VAS. Prima c'era un via vai tra accordi verbali tra autorità competente e autorità procedente, si stabiliscono, le pubblicazioni non sono più obbligate, non si pubblica più sul bollettino, comunque le pubblicazioni vanno fatte sui siti ed è l'autorità competente che si occupa di tutto il ciclo e quindi accorciando tutti i tempi, perché voi sapete cosa significa molto spesso pubblicare sui bollettini. La trasmissione del rapporto preliminare avviene sempre da parte dell'autorità competente e la cosa anche importante è la pubblicazione simultanea alla trasmissione, così come avviene per la VIA, della documentazione richiesta e trasmessa dal proponente e messa nel portale delle valutazioni. Quindi in analogia alla VIA ci sono anche le modifiche per la procedura di valutazione ambientale strategica che, ripeto, e incide molto per il DL 59 e per i piani integrati e comunque i grandi progetti che comportano trasformazione. Pensiamo a tutti gli interventi sui lungomari appunto della Puglia, i grandi interventi di rigenerazione, per esempio, delle aree vincolate dei beni culturali, dei musei, che poi naturalmente trasformano tutto il territorio e il contesto con interventi che poi non possono essere sussunti a livello del progetto, ma in realtà è una programmazione mista di interventi, quindi o è un programma interventi o un piano, quindi si applica direttamente la valutazione ambientale strategica. I contenuti minimi dell'avviso sono sempre stabiliti e univoci e così non c'è, diciamo, lo scambio epistolare che spesso comporta i famosi 10-30 giorni di risposta da parte dell'autorità competente, quindi vengono meno anche questi tempi. Quindi l'avviso per la consultazione, i contenuti, la cosa molto importante, dopo il comma 2 dell'articolo 18,
L'autorità procedente, questo è fondamentale perché quando si va a dichiarazione di sintesi dobbiamo capire, la dichiarazione di sintesi è la dichiarazione con la quale si conclude il procedimento di VAS e si pubblica a tutti, una dichiarazione con la quale si dà chiarezza di come sia stato sviluppato tutto il processo, di come sia dato appunto evidenza del monitoraggio ambientale. È l'autorità procedente che trasmette i risultati all'autorità competente e quindi le eventuali misure correttive adottate. Quindi mancava una fase molto importante che era l'ottemperanza. Mentre per la VIA si aveva l'ottemperanza a diciamo, le disposizioni ambientali, nella VAS non c'era questa evidenza dell'ottemperanza. E allora si sta chiedendo per accelerare i tempi e per dare anche evidenza del piano di monitoraggio ambientale, degli eventuali cambiamenti che questo ha generato sulla pianificazione, è il soggetto che trasmette questo report finale. Diciamo che questi sono appunto i principali cambiamenti che sono stati introdotti sulla riduzione dei tempi, ma anche sulla facilitazione e semplificazione amministrativa e che in questi 2 anni stanno comportando, diciamo, un lavoro non indifferente da parte della pubblica amministrazione perché ancora si fatica a come dire, ad adattare solo gli standard minimi all'interno delle relazioni del report. Questa è l'ultima parte importante dell'agenda attuale e che dovrà essere conclusa entro il 2023, quindi andare a creare una reportistica standard, delle relazioni standard, degli studi ambientali standard, delle checklist in maniera tale che come è stato fatto per la valutazione di incidenza, per esempio con le linee guida nazionali, poi lo vedremo in un altro webinar, anche per le linee guida VIA, però il lavoro che dovrà fare adesso l'agenda per la semplificazione è individuare in maniera, diciamo, univoca quei contenuti minimi e quelle informazioni che di default vengono rilasciate dal procedente o dal proponente per l'attivazione delle procedure ambientali. Io vi ringrazio, so che comunque la comunicazione è stata molto intensa e io vi ringrazio per la pazienza e per l'attenzione che mi avete dedicato. Ho visto che sì. Grazie, grazie Gisella. C'erano un paio di domande. Se mentre saluto puoi scorgerle e così farle scorrere, perché se prevedono delle risposte brevi Oh, possiamo, sì, allora, i altrimenti. termini citati, sì, hanno, no, sì, sono pressoché tutti perentori, cioè se fossero solo ordinatori non arriveremmo ad ottenere i risultati e la semplificazione amministrativa. Abbiamo visto quale può essere la dilazione dei tempi e che è soltanto responsabile la conferenza di servizi che se ritiene che vi possano essere delle dilazioni per motivazioni appunto importanti, urgenti, espresse dai soggetti che sono deputati al rilascio dei pareri, è chiaro che lo decidono appunto in sede di conferenza dei servizi. Poi il procedimento di variante urbanistica è necessario nell'ambito del procedimento di VIA. Allora dobbiamo vedere quale variante urbanistica e in quale momento si incardina, perché può essere una variante appunto urbanistica resasi all'interno di una procedura attivata dal SUAP e comunque bisogna, se il responsabile del procedimento sia ai fini della variante ordinaria urbanistica, quindi normata dalle leggi urbanistiche regionali, sia per le varianti che dovessero insorgere per il 160, è chiaro che stabilisce d'intesa con i soggetti quale attivazione, che attivazione di procedura va fatta, cioè lo dicevamo prima, se c'è la coerenza e la conformità con i piani sovraordinati, questo comunque non depone a favore del fatto che non intervenga una variante urbanistica, cioè la coerenza con i piani preordinati e settoriali, laddove appunto viene riconosciuta, ma laddove questa coerenza
dà comunque un'origine ad una variante urbanistica, a quel punto dobbiamo avere a che fare giustamente con la pianificazione di rango locale e valutare all'interno della conferenza di servizi, ma io direi prima, già comunque con un 26 bis all'interno della via, quando ci si incontra il proponente o procedente con l'autorità competente, viene fuori comunque se lo studio risulta ben approfondita e già comunque nei 5 giorni già si allerta in preconferenza con l'articolo 26 bis la necessità di una variante e lì si attiva la procedura integrata con l'articolo 10 del testo unico ambientale. Io credo che non vi siano altre domande. Ce n'è un'ultima, ce n'è un'ultima a proposito di semplificazione e innovazione. Allora, dunque, io vedo solo, allora l'ultima che vedo è B8, la semplificazione e innovazione necessaria all'attuazione del PNRR e la coerenza e la conformità urbanistica ai progetti non è derogabile. Sì, no, è quella a cui ho risposto, cioè ho utilizzato Ah, questa, sì, questa domanda per dare la risposta sia alla problematica delle varianti formulatissimo, sia alla perfetto. coerenza programmatica. Va Va bene, io vi benissimo, detto questo, allora ringrazio. ti ringrazio e ringrazio i Grazie a voi. partecipanti e ci scusiamo per i problemi di audio, ma non erano sinceramente prevedibili visto che prima del webinar non erano stati rilevati, quindi per i prossimi webinar controlleremo, la relatrice controllerà l'assetto della strumentazione. Vi ricordo che nel pomeriggio avrete a disposizione la registrazione del webinar e le slide presentate e da domani, dopo aver avuto attestata la presenza, vi arriverà una mail che vi comunicherà che è stata attestata la presenza. E quindi non è utile scrivere all'indirizzo di posta del progetto per chiedere notizie. E potrete, andando nello spazio Miei Eventi, compilare il questionario anonimo di gradimento e potrete così scaricare l'attestato di iscrizione al webinar. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie a tutti.